Ciao a tutti amici di Byte Your Apple, oggi vi mostriamo una beta funzionante di iOS 6 montata sul nuovo iPad 3. L'applicazione che andremo a vedere in questo breve video è la tanto attesa applicazione Mappe. Anzitutto, come già avrete visto dal nostro blog e dalla live coverage, potete notare come l'icona sia cambiata. Vi ricordiamo che l'applicazione Mappe ha completamente abbandonato le applicazioni di base Google e che adesso si basa su una serie di dati in parte elaborati dalla Apple e in parte recuperati da TomTom e partner della TomTom. Nel nostro esempio abbiamo già abilitato nel menu le impostazioni su visualizzazione del traffico e ci siamo spostati in un'area metropolitana di New York, questo perché da noi le impostazioni sul traffico ancora non sono attive. Come potete vedere, effettuando uno zoom, compaiono varie indicazioni sulle strade che indicano, per esempio nel caso di questa icona gialla, lavori, oppure nel caso di queste icone rosse, rallentamenti molto forti sul traffico. Ecco, così dovreste essere in grado di vederli meglio. L'applicazione 3D inoltre è attivabile da, diciamo, su qualsiasi parte del territorio, anche se non è ancora implementata così come ci si aspetta che lo sia. Nel nostro caso, infatti, cliccando sull'opzione 3D, tutto ciò che succede è che la mappa si predispone ad una visualizzazione aerea non più perpendicolare, ma ha un angolo di circa 45 gradi rispetto al suolo, e ci aspettiamo che con gli update futuri, nelle maggiori città almeno, questa visualizzazione porti anche ad emergere dalla mappa i vari edifici o i vari luoghi di interesse, come potrebbe essere ad esempio nell'applicazione Mappe 3D di Google. Tuttavia al momento ciò non accade, quindi potete tranquillamente scorrere la mappa. Noi ci troviamo adesso su Brooklyn, quindi se ci fosse qualcosa apparirebbe, ma ripeto, siamo soltanto in una fase beta. Tuttavia, nella funzione mappe è attivo il gesto di swipe a due dita, che riporta l'opzione mappe nell'inclinazione normale, quindi dal basso verso l'alto attiviamo la modalità 3D e dall'alto verso il basso la disattiviamo. Riporto ad uno zoom generale e vi faccio vedere un'altra delle tanto attese applicazioni, o meglio funzioni di mappe, che è la possibilità di attivare la navigazione turn by turn, cioè svolta dopo svolta. Prendiamo ad esempio una indicazione qualsiasi di una via qui a Roma, puntiamo sulle indicazioni e diciamo che usiamo questa strada come arrivo e come partenza prendiamo via del Colosseo. Sono due strade scelte a caso. Anzitutto, come potete vedere, ci suggerisce tre itinerari marcati dalle label: itinerario 1, itinerario 2, itinerario 3. Appena li carica ce li evidenzia anche. Il primo, quello scelto in questo caso, è quello evidenziato in blu scuro. Se clicchiamo su avvio, ecco ciò che ci si presenta. Naturalmente non è un vero e proprio software di navigazione, è sempre solo l'applicazione mappe. Ciò significa, non vi aspettate una funzione di voce guida come può essere ad esempio in TomTom. Almeno nella beta attuale non sembrerebbero esserci segni di una tale implementazione. Vedremo se poi Apple cambierà idea. Nel frattempo compare tuttavia in maniera molto pratica in alto una barra che possiamo scorrere e che a video ci indica in maniera molto semplice da capire le varie svolte principali da seguire sul nostro percorso. Man mano che ci spostiamo nella barra in alto, si sposta anche la mappa in basso e ci evidenzia il punto a cui questa informazione si riferisce. I riquadri ricordano molto quelli presenti sul TomTom quando ad esempio ci avviciniamo ad uno svincolo oppure ad un'immissione o ad un'uscita da un'autostrada e in cui ci viene indicata la corsia da percorrere. Questa è la funzione di svolta passo per passo presente al momento nell'applicazione nativa Mappe. Se passiamo infine all'opzione vista satellitare, come potete vedere le immagini sono leggermente diverse da quelle di Google, ma ne ricordano in gran parte le sembianze generali.
Questo perché naturalmente il partner a cui si è affidato Apple è sempre GeoSurvey Data, che è lo stesso che fornisce parte delle immagini, almeno quelle a più grande ingrandimento, di Google. Altra cosa da notare è il limite di ingrandimento posto per evitare di arrivare a visualizzare mare una determinata area. Oltre il limite massimo che vedete in questo caso è impossibile ingrandire. Benissimo, e così si conclude la nostra preview sull'applicazione Mappe. Vi rimandiamo al prossimo video per la prossima applicazione.